verte sulle trasformazioni lineari. Vediamo di capire qual è il senso di queste, di questa nostra chiacchierata. Allora, normalmente in ingegneria si studiano sistemi lineari. Cosa vuol dire questo? Che io avrò un generico sistema meccanico, idraulico, termico, tutto quello che volete voi, generalmente dinamico e lineare. Lineare significa che se vale il principio della sovrapposizione degli effetti, cioè se metto una forza funzione del tempo F1 e ho una risposta R1 funzione del tempo, e poi metto una forza, un'eccitazione F2 ed ho una risposta R2, bene, se metto la somma di più forze, magari ciascuna pesata per una costante, avrò come risposta la somma pesata per le stesse costanti delle risposte singolarmente considerate. Il sistema quindi lineare, dinamico nel senso che diciamo ci sono di mezzo le derivate, le integrali, cioè è una trasformazione integro-differenziale. Perché sono molto importanti? Perché la quasi totalità dei sistemi ingegneristici sono lineari, sono dinamici e lineari. In parte perché lo sono di per sé, no? In parte perché se anche non lo fossero, noi tendiamo a utilizzarli in modo lineare, e lo facciamo perché vorremmo che fossero fedeli, cioè se io raddoppio l'eccitazione vorrei un raddoppio della risposta. Pensate a un altoparlante, no? se io la nota del violino la faccio due volte più forte, vorrei che l'uscita fosse due volte, no? Non tre volte, oppure se la faccio quattro volte 25, perché il suono viene distorto. In altri casi la non linearità è pericolosissima, per esempio in una struttura questo non lo dovevo fare, però ormai è fatta. Sì, ecco. In una struttura, per esempio, purtroppo devo lasciare aperto perché c'è una cosa importante che mi devono dire, mi dispiace, anzi lo scuso con voi tantissimo, ma non lo posso spendere. In una struttura metallica, per esempio, in una struttura portante, la non linearità significa che si è superato il limite di elasticità, quindi non va bene, no? Cioè, c'è il rischio di crollo, per cui effettivamente le cose vanno in questo modo. Allora, come posso, quindi il nostro problema generale è descrivere, diciamo, in condizioni di linearità, quindi in condizioni di sovrapposizione degli effetti, il rapporto ingresso-uscita. Il sistema lineare, ripeto, indipendentemente da come è fatto, se è elettrico, termico, non è importante, esegue una trasformazione lineare, quindi l'uscita, chiamiamola in generale, è funzione di cosa? Scriviamola prima e poi vediamo. Allora, questa è una generica trasformazione lineare, non necessariamente del tempo, infatti io ho utilizzato una variabile che non è necessariamente del tempo, sia z sia n. Una trasformazione lineare fra due funzioni, quindi fra una funzione x di n e una trasformazione e una funzione espressa in questo modo, si esprime con in un modo integrale. Quindi vedete, c'è l'ingresso, anzi la funzione da trasformare, perché mica è necessario che sia un ingresso e un'uscita, è una trasformazione. C'è un kernel o un nucleo della trasformazione e un operatore integrale. Si dimostra che qualunque trasformazione lineare è esprimibile in questo modo. Chiaro? Ovviamente non staremo a dimostrarla, però crediamoci, con la parola. Se
la variabile indipendente è il tempo, quindi noi diciamo nell'ambito di tutte le trasformazioni lineari consideriamo quelle che involvono il tempo. Perché? Perché siamo interessati ai segnali. Vediamo di capire cosa significa. Allora, esiste un operatore lineare che è un operatore integrale. L'operatore integrale è un operatore lineare. Esiste una funzione di trasformazione che è data da cosa? Dal sistema. È il sistema che impone questa funzione di trasformazione. Vedete che la variabile di uscita è il tempo. Che la variabile, scusate, mi ho scritto male qua. Che la variabile di uscita è il tempo, quindi la funzione che viene fuori, vedete, la funzione che viene fuori è funzione del tempo. L'integrale è fatto secondo una variabile di appoggio, una variabile diciamo di comodo, ma l'uscita, vedete, è tempo, perché una volta che io integro in mi, l'uscita è tempo. Benissimo. Bene, vediamo di capire un pochettino come girano le cose, eh? Concentriamoci qua dentro, che è la prima cosa a cui dobbiamo chiederci: questa HDN che senso ha? Quindi ripeto, ritorniamo, cioè abbandoniamo il concetto di trasformazione generica e concentriamoci su quella di un sistema lineare che trasforma segnali. Ripeto, non è una limitazione. Se fosse un sistema termico sarebbe esattamente lo stesso, ma diciamo concentriamoci, visto che il corso è di segnali, su questo. Ecco, qual è il senso di questa roba? Per capire il senso di quella funzione di trasformazione, è chiaro, questo allora è l'ingresso, questa che scriviamo è l'uscita, a questo punto, che quindi è funzione dell'ingresso e funzione del tempo, e vediamo un po' di capire qual è il senso di questa cosa. Per capire il senso di questa cosa, noi applichiamo un ingresso particolarissimo, cioè un ingresso impulsivo. Applichiamo all'ingresso un impulso unitario in T0. Allora, l'impulso esiste? No. L'impulso addirittura non è una funzione, figuriamoci se esiste. L'impulso può essere approssimato? Sì, può essere approssimato con, se fosse una tensione, con una tensione che esiste in un tempo brevissimo ed ha un'area unitaria, quindi ha un'ampiezza molto alta e un'area molto piccola. Se fosse una, diciamo, un sistema meccanico, sarebbe un urto, cioè sarebbe una forza che esiste per un tempo molto breve, il cui valore è 1 su epsilon, quindi sarebbe diciamo, una forza per cui il df su dt, l'integrale della forza in funzione del tempo, sarebbe un unitario. Quindi un urto, per esempio una martellata, no? Una martellata è un impulso. Abbiamo già discusso di cos'è quell'epsilon. Epsilon è piccolo rispetto a cosa? Alle costanti tempo del sistema. Cosa significa? In un sistema meccanico la martellata deve essere tale che la esaurisco prima che il sistema si sia messo in moto. Quindi trasferisco una forza prima che il sistema sia messo in moto. Nel campo elettrico trasferisco una tensione prima che il sistema reagisca in qualche modo. Va bene. Allora, a questo punto applichiamo come ingresso l'impulso, eccolo qua. Ovviamente dobbiamo trasformarla nelle nostre variabili di comodo. Ecco, voi sapete, questa la proprietà della funzione impulsiva è che restituisce il valore della funzione integranda in quel punto, e quindi il risultato è HN0.
Quindi il significato di quell'HN è la risposta impulsiva al tempo zero. Quindi se io applico al tempo zero un impulso, io avrò come risultato, questo è il tempo, la risposta impulsiva, funzione del tempo applicata, che è, diciamo, relativa all'impulso applicato in T0. Ovviamente non è detto che il sistema reagisca subito, potrebbe anche reagire dopo un po', questo è T0 e questa è la risposta impulsiva. Quindi il senso di quell'HN è la risposta impulsiva al tempo T0. Okay? Se T0 è uguale a 0, se 0 uguale a 0, avremo la risposta impulsiva al tempo 0, quindi HN di T0. Ok? Benissimo. Benissimo. Abbiamo detto la risposta impulsiva al tempo T0. Quando diciamo questo significa che implicitamente ammettiamo che il sistema abbia una risposta impulsiva diversa quando l'impulso è applicato in tempi diversi. Eh? Questo è possibilissimo, per esempio, se voi guardate qual è la risposta del vostro cellulare nel tempo, come la vede la stazione radiomobile, mentre voi vi muovete, è chiaro che il canale radiomobile cambia e quindi la risposta impulsiva, segnale d'ingresso radiomobile, segnale ricevuto dalla stazione radiomobile, o viceversa, è chiaro che cambia. Quindi i sistemi con tempo varianti sono numerosi, ne abbiamo visto uno, però molto spesso i sistemi che costruiamo noi sono tempo invarianti. Quando è che un sistema è tempo invariante? Quando le costanti del sistema, l'architettura, la costituzione non cambia del tempo. Se io costruisco un circuito elettrico e non cambio i componenti del tempo, è chiaro il valore dei componenti, è chiaro che quello è un sistema tempo invariante. Se costruisco un sistema meccanico e non cambio i parametri del sistema, è un sistema tempo invariante. Si potrebbe obiettare che siccome il sistema, diciamo, un sistema meccanico nel tempo invecchia, non è mai tempo invariante in senso assoluto. Però è anche vero che la maggioranza dei sistemi che noi costruiamo sono tempo invarianti. Fermo restando, abbiamo visto il radiomobile che è tempo variante. Un sistema tempo invariante è caratterizzato da una risposta impulsiva che non cambia nel tempo. Se io l'applico in tempi diversi, cosa otterrò? Semplicemente una traslazione della risposta impulsiva, ma la forma non cambia. Quindi, se un sistema è tempo invariante, e saranno questi i sistemi che ci interessano di più, perché quelli che noi costruiamo, ripeto, io ho fatto l'esempio del radiomobile perché è un esempio eclatante, ma insomma in generale molto spesso sono tempi invarianti, abbiamo che la risposta impulsiva rispetto a un impulso applicato all'istante ni è uguale banalmente alla risposta traslata di ni. Quindi un sistema tempo invariante è caratterizzato da una risposta che in funzione del tempo di applicazione dell'impulso è soltanto traslata. L'applico adesso, ottengo una risposta impulsiva, applico l'impulso fra un minuto, ottengo la stessa risposta impulsiva, semplicemente traslata di un minuto. In questo caso è chiaro che la mia trasformazione, ed è quella che a noi interessa, sarà ovviamente H di T meno I. Quindi questa che abbiamo scritto, che è l'integrale di convoluzione della funzione x per la funzione h, e ricordiamoci che l'integrale di convoluzione è perfettamente simmetrico, quindi fare la convoluzione di x con h o fare la convoluzione di h con x
è la stessa cosa. Siamo? Non è come la l'intercorrelazione che cambia. Nella convoluzione è la stessa cosa. Io prendo il mio segnale, prendo la mia risposta impulsiva e il risultato è l'uscita. Ci siamo? Bene. Da un punto di vista formale, vediamo cosa sto facendo. No? Qual è il significato formale di quell'integrale? Vedete, io prendo intanto la variabile di appoggio, perché io integro rispetto a n e quindi mi scappa fuori h, è il mio ingresso. Per esempio, l'ingresso sia questo. Ci siamo? Per avere la risposta al tempo t, cosa faccio? Prendo la risposta impulsiva. Mettiamo che la risposta impulsiva sia questa. Questa è l'hn, l'h di t. Questa è la risposta impulsiva in zero. Vedete cosa faccio? Faccio ni meno ni, cioè la ribalto, la vedete? E la traslo al tempo t. Eccola qua. Ok? Se voglio rendermi conto se a destra o a sinistra, basta che veda lo 0. Lo 0 è per t meno ni uguale a 0, quindi per t, per ni uguale t. Quindi fare l'integrale di convoluzione, cosa che succederà al prossimo compitino, sarà semplicemente prendere una funzione, l'altra ribaltarla, quindi prendere il meno e spostarla al tempo t. Il tempo t è quello dove io intendo calcolare il risultato. Attenzione, come ho detto prima, o prendere il segnale e fare questo ribaltamento traslato della risposta impulsiva, o prendere la risposta impulsiva e fare il ribaltamento traslato del segnale è lo stesso. Allora, quando si fa l'uno o quando si fa l'altro? Quello che conviene. No, siccome si deve traslare qualcosa, la funzione che si trasla più facilmente, che viene fuori bene, sarà oggetto di traslamento, traslazione più bella. Ok. Bene. Allora, nel tempo l'operazione di convoluzione, cioè l'operazione che permette in un sistema lineare tempo invariante, lineare tempo invariante, di ottenere l'uscita non è banale, no? Non è banale perché per farlo abbiamo detto devo prendere x di tau, chiamiamolo tau, h di t in tau. Abbiamo scritto ni prima, preferisco chiamarlo tau perché tau ci somiglia più col tempo per ottenere l'uscita. Non è banale, è un integrale da fare. Fortunatamente, passando alle trasformate di Fourier, abbiamo già dimostrato qualche giorno fa ovvero che y di f è uguale a x di f per h di f. La dimostrazione l'abbiamo fatta qualche giorno fa, se ci abbiamo un po' tanto la dobbiamo rifare per fare un esercizio dopo, la rifaremo, ma insomma non è quello, è banale. Ecco, come vedete, qual è il significato di questa cosa? La trasformata dell'uscita è uguale alla trasformata dell'ingresso per questa funzione, che è la funzione di trasferimento. Questa è la funzione di trasferimento. Perché si chiama così? Perché ogni componente, la vedete,
Se io ho lo spettro di X di S, supponiamo che questo sia lo spettro di X di S, come ottengo lo spettro frequenza per frequenza di Y? Lo ottengo moltiplicando la componente spettrale di X F per il valore che in quella frequenza Y ha H di F. Quindi il significato della funzione trasferimento è frequenza per frequenza il rapporto fra l'uscita e l'ingresso. E allora voi capite che questa è la caratteristica fondamentale dei sistemi lineari. Come posso allora caratterizzare un sistema in termini di ingresso-uscita? Avrò due modi, come potete capire: lineare, tempo, invariante. O applico un impulso all'ingresso e vado a vedere la risposta impulsiva. Ci siamo? Si può fare, ma è complicato. È complicato perché devo applicare un impulso che già di per sé formalmente non esiste, lo devo approssimare. Deve essere molto più breve delle costanti tempo del sistema. Eh già, ma chi me le dice le costanti tempo del sistema? Me le dice il ratio di evoluzione di questa roba. Quindi io, però se ancora non l'ho misurata, come si fa? Allora applico un impulso abbastanza breve, vado a vedere com'è la risposta impulsiva, fra virgolette, perché ancora non so se quella è la risposta impulsiva. Vado a vedere le costanti tempo, cioè quanto tempo ci mette ad evolvere. Vado a vedere se l'epsilon che ho scelto è compatibile, cioè molto più piccolo di quello, se no lo riduco finché la funzione h di t si stabilizza. Quindi è chiaro che ho un procedimento complesso, un procedimento al limite, non scevro di errori, perché è chiaro, non solo, man mano che faccio epsilon piccolo devo fare uno su epsilon sempre più grande, il che significa sollecitare l'ingresso, si può anche distruggere, o comunque danneggiare. Se non posso utilizzare valori molto elevati, devo abbassare questo valore, fare per esempio k su epsilon con k minore di 1, col che l'uscita, ovviamente la risposta impulsiva mi si abbassa di k, pazienza, poi ne tengo conto, però la sensibilità di misura diminuisce, ok? Se può fare. Molto più semplice in molti casi è applicare un ingresso sinusoidale, no? Di una certa frequenza, e andare a vedere l'uscita, che come sappiamo in un sistema lineare deve essere ancora sinusoidale. Se applico un ingresso, una sinusoide a frequenza V, avrò un'uscita di ampiezza V doppio e fase φ. E questo è il valore della H di F a quella frequenza. Cioè, vi ricordate, H di F è il rapporto fra l'uscita frequenziale e l'ingresso. E quindi io ho bisogno del rapporto in modulo, vedo? V diviso V grande diviso V, e ho bisogno della differenza di fase. Quindi io, frequenza per frequenza, posso misurare ma molto tranquillamente questo valore, ed è esattamente quello che si fa normalmente. Cioè ci sono delle macchine che si chiamano analizzatori analizzatori spettrali, ma insomma come si chiamano, in cui c'è un segnale sinusoidale che cambia lentamente la frequenza. Il sistema misura frequenza per frequenza il rapporto fra ingresso e uscita in modulo e fase, e il risultato è la misura di H di F. Questo non è nelle dispense, ma ve l'ho raccontato perché è quello che si fa normalmente. Quindi questa roba qua, quindi, è la cosa più importante, è il parametro più importante per caratterizzare un sistema lineare, e abbiamo detto si chiama funzione di trasferimento. Cos'è la funzione di trasferimento? È la trasformata di Fourier della risposta impulsiva. Ci siamo? Quindi,
In realtà il parametro più importante sarebbe la risposta impulsiva. La risposta impulsiva, come abbiamo detto e come ripetiamo e poi basta perché l'abbiamo detto troppe volte, è qualcosa di difficile misura, di incerta determinazione, proprio perché è legato a questo ingresso impulsivo che in realtà non esiste. Allora è molto più semplice lavorare nel dominio della frequenza e trovare HDF come rapporto frequenza per frequenza fra l'ingresso e l'uscita, anzi fra l'uscita e l'ingresso. Bene, benissimo. Allora, vediamo di applicare un pochino, a qualche caso un po' meno vago, le considerazioni che abbiamo fatto. Piccola parentesi, chi fa il progettista elettronico, ma anche chi fa il progettista meccanico, ma soprattutto chi fa il progettista elettronico, passa molto tempo della sua vita a combattere con la risposta impulsiva e le funzioni di trasferimento. Allora, cominciamo a applicarlo a qualche caso concreto. Allora, supponiamo per esempio di applicare queste nostre considerazioni ai dipoli. Cos'è il dipolo? È un trabiccolo che ha due ingressi, che ha due fili. Potrebbe essere questo un dipolo, questo è un dipolo, capite? Un dipolo elettrico è un sistema comunque complesso, ma che presenta all'ingresso due filetti. Allora, come lo posso schematizzare il mio dipolo? Lo posso schematizzare in questo modo, con un ingresso. Io cosa vorrei fare in un dipolo? Il dipolo spesso è l'utilizzatore, no? Cioè è quello a cui cedo il mio segnale. Quindi vorrei, se non ci fossero riflessioni, vi ricordate la riflessione è il segnale che torna all'indietro, vorrei che tutto il segnale andasse in avanti e che il segnale, quindi questo è la connessione, quindi X è il segnale in avanti e Y di T è il segnale di ingresso. Quindi vorrei che la riflessione non ci fosse. Vi ricordate qual era la condizione di assenza di riflessione, vero? Quando l'utilizzatore e il generatore hanno la stessa impedenza, in particolare resistiva e in particolare uguale. Quando non è così nasce una riflessione, l'abbiamo vista l'altra volta, quindi non ci perdiamo più tempo, l'importante è quindi che ci sarà. Se invece la connessione non è in questo modo, ci sarà una riflessione. E come, siccome questo è un sistema lineare, la riflessione deve essere, si deve poter esprimere in termini di una trasformazione lineare tempo invariante, in cui l'ingresso è il segnale questa roba qua è la risposta impulsiva della riflessione, quindi la risposta, quindi come la otterrei? Per esempio mandando un impulso, no, al solito, e vedendo che cosa succede, in termini di Fourier al solito YF segnale riflesso è uguale a segnale diretto per la funzione di trasferimento della riflessione e basta. Quindi diciamo, da un punto di vista generale, le riflessioni finiscono in questo modo. C'è da chiedersi quanto vale HDF. Ricordiamoci che HDF è il rapporto fra l'uscita e l'ingresso. Allora,
se vi ricordate quello che abbiamo detto, ve andate a guardare qualche giorno fa, abbiamo visto che il segnale di alimentazione è la tensione diretta, cioè quella che ci sarebbe e solo lei se tutto fosse adattato, mentre y di t è la tensione riflessa. Chiaro? Quindi se tutto fosse adattato io manderei avanti il segnale XT e non mi vedrei tornare indietro. In realtà il segnale va avanti ma una porzione torna indietro. Se vi ricordate cosa abbiamo scritto, lo leggo per essere sicuro di utilizzare gli stessi. Nel caso vi ricordate cosa abbiamo fatto allora? Vi ricordate che si era detto facciamo la tensione, c'è una corrente, poi si era detto VT, questa era VT, questa era la tensione del generatore, vi ricordavate? VT più R di T, no? Era uguale a E di T, e quindi la somma di queste due cose era sicuramente un segnale fedele. Poi si era detto la differenza di queste cose non ci dovrebbe stare se ci fosse la riflessione, ed è un sintomo della riflessione. Non stiamo a ripetere le cose. Ecco, dicemmo che il segnale d'ingresso, quindi quello utile, quello che noi vorremmo, è figlio della somma della tensione più la corrente. Dice ma qui c'è questa strana radice della resistenza, questa è soltanto messa per questioni di comodità e di scavatura, ma in realtà basta dividere per radice di R, ritorna, cioè moltiplicare per radice di R ritorna esattamente quello, mentre il segnale riflesso è banalmente la differenza. Quello che non ci dovrebbe essere, che non ci dovrebbe essere se le cose andassero bene, cioè se la R per i dt fosse esattamente uguale alla V di t, cioè se la caduta su questa resistenza fosse esattamente uguale alla tensione sul carico, perché è quello che noi vorremmo. Se la caduta sulla resistenza è esattamente uguale a quella sul carico, e siccome la loro somma deve essere uguale alla tensione sul generatore, la caduta sul carico è esattamente uguale alla metà della tensione sul generatore, quindi siamo in condizioni perfette. Benissimo. Bene, allora elaboriamo un attimino questa. Quindi possiamo scrivere, allora, questa è una relazione lineare fra segnali. Se applico le trasformate a tutto, ottengo la stessa operazione lineare fra le trasformate. Quindi avrò x di f uguale, basta fare le trasformate di tutto, mentre y di f ho semplicemente applicato, ovviamente il rapporto fra y e x è la rho, cioè la mia, il mio coefficiente, il rapporto della riflessione. Benissimo. Ho semplicemente trasformato ambo i termini. Ok? Benissimo. Poi vediamo un po'. Cos'è VDF? Tensione sul carico. È
la corrente per l'impedenza. Frequenza per frequenza, la tensione è il prodotto della corrente per l'impedenza. Scusi, professore. La Y per cui dividiamo la I che mi dà la Rho, è quella in frequenza o quella... No, ok. Professore, dove? Sotto I, è I o X? Sotto I, il rapporto che ha fatto adesso, no? I. No, perché ha detto X. Ah, scusi. Bravo. No. Scusa, la lavagna è così. Grazie. Questo è Y, e quindi questo è X e questo è Y. Grazie. Ok? Meno male se ne accorgo. Al solito, anche questa V, tensione ai capi del carico, è frequenza per frequenza il prodotto della corrente per l'impedenza. Allora, quando vado a determinare la funzione di trasferimento della riflessione, cosa dovrò fare? Dovrò fare il rapporto di quella roba. Il rapporto di Y diviso X. Vedete che dappertutto c'è I con F? I con F può essere semplificato e quindi Rho con F, che è frequenza per frequenza, il rapporto fra la tensione di riflessa, la tensione riflessa e la tensione diretta è uguale a cosa ho fatto per ottenere questo? Semplicemente preso la Y e la divisa per X, o poi ho sistemato le radici della resistenza. Questo è un risultato importantissimo perché mi dà, ripeto per la terza volta, frequenza per frequenza il rapporto fra la tensione riflessa e quella diretta. Se Z con F fosse uguale a R, chiaramente 0, cioè non c'è riflessione, altrimenti c'è più o meno. Allora, praticamente, perché qualcuno mi dice cerchi sempre di fare degli agganci concreti, quella è la formula su cui impazziscono tutti i progettisti a microonde, o comunque tutti i progettisti che devono collegare due cose. Quando si collegano due cose fra loro, due cavi coassiali, due doppini, due guide d'onda, quello che volete voi, due fibre ottiche, fate voi. Tutte le volte che si colleghi io vorrei che il segnale passasse dall'uno all'altro senza tornare indietro, senza esserci riflessione. Non è mai possibile questo, non ci si riesce quasi mai, e quindi il problema non è di azzerarlo, perché tanto azzerato non ci si riesce, ma di farlo il più piccolo possibile. Quindi quel parametro è il parametro su cui lavora tutta la vita chi fa connessione di sistemi. Quindi per esempio in una stazione radiobase c'è l'antenna, vero? E c'è il cavo di alimentazione all'antenna. Nel momento in cui connetto il cavo all'antenna, è un punto di connessione, una parte del segnale che viaggia sul cavo coassiale si rifletterà quando arriva l'antenna. E così via. Per cui quello veramente è un parametro. Ci siamo ricordati quello che abbiamo fatto l'altra volta, giusto? Che era questo risultato. Lo abbiamo tradotto in trasformate. Al posto della tensione, della trasformata della tensione, la tensione che agisce ai cambi del bipolo, abbiamo detto, ma la tensione non è altro che frequenza per frequenza il prodotto della corrente per la Z di F, e infatti l'impedenza è definita frequenza per frequenza, proprio il rapporto complesso tra corrente e tensione, abbiamo diviso quelle due espressioni e siamo arrivati. Benissimo, andiamo avanti. Se è un bipolo, più di questo non possiamo dire. Caratterizzare completamente un bipolo significa dare questa
Attenzione, un bipolo è anche questo, un cavo coassiale collegato per esempio a un'antenna, vero? Vero? Allora, l'antenna è vista dal lato cavo coassiale come un bipolo, quindi non pensate al bipolo come una resistenzina, non necessariamente. Il bipolo è tutto quello che sta al di là, quindi se qua al di là ci sta la rete fra Roma e Melbourne, quello rispetto al cavo coassiale è un bipolo, chiaro? Dopodiché arrivo a Bangkok, il pezzo che da Bangkok arriva a Melbourne per quella connessione è un bipolo, eh? Chiaro che quindi diciamo, un bipolo si caratterizza semplicemente dal suo coefficiente di riflessione, che vorremmo nullo, basta, eh? E se non lo è, quella espressione vi dirà come stanno le cose. L'impedenza ZF che voi vedete lì nel caso per esempio della connessione fra un cavo coassiale e un'antenna è l'impedenza che l'antenna presenta verso il cavo coassiale. E come si fa a definire? È il rapporto frequenza per frequenza fra la tensione applicata ai morsetti dell'antenna e la corrente che fluisce fra questi morsetti. Ok, così almeno abbiamo visto un pochino meglio questa cosa, se no sembra soltanto due pezzi di fili. Bene, vediamo invece cosa succede in un quadripolo. Un quadripolo c'ha quattro fili, vero? Quando è un quadripolo è un arnese che ha due ingressi e due uscite, ha due porte, no? Quindi ci sarà levando i due fili perché ci danno fastidio in figure, mettendoci soltanto una connessione, attenzione, è soltanto una semplificazione, in realtà ci devono vedere due fili, se è elettrico, se fosse una fibra ottica invece no, ce n'è una sola. Io avrò un ingresso su questa porta, un ingresso in generale sulla seconda porta. Non è detto che ci siano contemporaneamente tutti e due, ma il quadripolo in quanto tale li ammette. Un segnale che esce dalla prima porta e un segnale che esce dalla seconda porta, ok? Quindi in un quadripolo la situazione è così. Ci siamo? Ok? Allora, se ho un quadripolo, ricordiamoci, nel bipolo c'era un segnale che entrava e un segnale che usciva. Necessariamente, attenzione, nel bipolo il segnale uscente non può che essere una riflessione, ma nel quadripolo no. Vediamo un po' di capire come vanno le cose. Per esempio, y con 1 di t, da cos'è dovuto? Attenzione, è dovuto a una parte di segnale x con 1 che se fosse adattato l'ingresso entrerebbe e basta, e invece si riflette, quindi sarà al solito una x con 1 di t, di tau, perdonatemi, in termini di convoluzione per h1 t men tau in di tau. Attenzione, vediamo cosa ho scritto. Ho scritto l'ingresso di quella porta e h11 è la risposta impulsiva fra l'ingresso in 1 e la porta 1, cioè da 1 a 1. Quindi questa è la riflessione sulla porta 1. Poi cosa ci sarà a contribuire a y1? Beh, quello che voglio, cioè il segnale applicato sulla porta 2 che fluisce su 1. Quindi ci sarà quello che voglio, quello che desidero, x2 di tau, h21
ti men tau in di tau, leggiamo questa, questo è il segnale sulla porta 2, e questa è la risposta impulsiva da 2 verso 1. Io vorrei che questo fosse 0 e vorrei avere soltanto questo. E y2 di t, al solito, sarà dato da una parte utile, cioè il segnale applicato sulla porta 1, per convoluto con la risposta impulsiva del segnale applicato sulla porta 1 che compare sulla porta 2. Ok? Anzi, qui è sulla porta 1 dovuta al segnale 2, scusatemi, in genere la, è chiaro, si può fare qualunque cosa, però in genere la simbologia è questa. Più quello che non vorrei, cos'è che non vorrei? Vorrei, non voglio il cortocircuito, cioè non voglio la riflessione, no, cortocircuito, insomma, non voglio la riflessione. Quindi, invece, purtroppo ce l'ho, quindi il segnale 2, per il la risposta fra la porta 2 e il segnale 2, ti inventau, indittau. Questa è la riflessione sulla porta 2. Quindi il mio quadripolo è caratterizzato da due cose che vorrei, cioè le mutue risposte, la risposta fra la porta 1 e la porta 2, e per esempio, se questo fosse un amplificatore bidirezionale, no? Che mettete per esempio sulla discesa di un'antenna per sistemi via satellite, io vorrei dalla mia stazione base amplificare verso l'antenna e vorrei il segnale che ricevo in antenna amplificarlo prima di arrivare alla stazione base. E cos'è che vorrei? Vorrei sicuramente che qui ci fosse delle amplificazioni, ma non vorrei che ci fossero delle riflessioni. Ok? Quindi quella coppia di quattro relazioni descrive completamente un quadripolo. E allora come si fa a caratterizzarlo? Come si è detto prima, si sconnette l'ingresso qua, si lascia soltanto questo ingresso, si alimenta con un analizzatore di rete, quindi che lui manda tante frequenze diverse, e si va a misurare questo e questo. Facendo così io misuro sia il segnale riflesso sia il segnale diretto sull'altra porta. Poi spengo il generatore su questa porta, accendo il generatore su questa, cambio via 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 la frequenza e vado a vedere la funzione di trasferimento sull'altra. Passando alle trasformate, ricordandosi che la trasformata del prodotto di convoluzione è uguale al prodotto delle trasformate, ottengo una relazione molto più simpatica. Sulla porta 2 dovuto alla porta 1, le quattro funzioni che abbiamo messo in questo sistema sono le funzioni di trasferimento fra le varie porte, ed è esattamente quello. Allora, cosa si vorrebbe? Si vorrebbe che queste fossero 0 e quelle altre fossero quelle che vorremmo. Ok. Allora, che senso ha HDS in generale, no? Allora, cancelliamo tutto. Okay.
Allora, ok, in un generico sistema unidirezionale la situazione è quella, e y di f è uguale a x di f per h di f, vero? Ok? Allora, vediamo il significato di queste cose. Abbiamo detto che un significato l'abbiamo già trovato. H di f è il rapporto frequenza fra frequenza tra ingresso e uscita. Se io vado a ragionare in termini energetici, l'energia del segnale d'ingresso, vi ricordate come si trova? In questo modo, è uguale all'energia del modulo quadro per H di F modulo quadro in DF. Quindi il contenuto energetico frequenza per frequenza dell'uscita è uguale al contenuto energetico frequenza per frequenza dell'ingresso per il modulo quadro di H di F. Quindi il modulo quadro di H di F rappresenta il rapporto frequenza per frequenza fra l'energia di uscita e l'energia di ingresso. Quindi è il guadagno di potenza. Quindi frequenza per frequenza il quadrato del modulo di H di F è il guadagno di potenza del sistema. Si chiama anche guadagno di inserzione, chiamatelo come volete, insomma. Bene, H di F è anche un argomento, no? Quindi H di F sarà uguale a modulo di H di F per elevato a iota phi di F. Ok? Bene. Qual è il significato della fase? È un po' più cattivo da definire e non vorrei perderci troppo tempo, però voi capite, vi faccio un esempio scemo, però si capisce un po' meglio. Se io ho una sinusoide cosenna 2 più greco f0, attenzione, supponete che l'applico all'ingresso di un cavo coassiale, dopo un chilometro, due chilometri me la trovo ritardata, perché è chiaro, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche è quella che è. Quindi me la troverò ritardata, vero? Di un certo tempo di zero. Vedete? Me la fate scrivere un po' diversa? Se la scrivete così, voi vedete benissimo che questa è una fase che non avevate in ingresso ma avete in uscita. Quindi il mio sistema ha, e chiaramente per tutti i tempi, ha questo andamento qua. E allora la fase è uguale a 2 pi greco f0 per il ritardo. Ovvero, anzi c'è un bel meno, ovvero la meno la fase diviso 2 pi greco è uguale a f0 per t0, ok? Allora lasciamola, scusate, ecco. Quindi come trovo t0? Se io conosco la fase e voglio t0, cosa faccio? Faccio la derivata della fase rispetto alla frequenza, questa roba è meno 2 pi greco t0. Se divido per meno 2 pi greco trovo t0. Quindi il ritardo in questo sistema semplicissimo, nel quale è soltanto dovuto alla propagazione, è meno 1 su 2 pi greco
di fi su df su df. Quindi in questo sistema semplicissimo in cui la fase è lineare con la frequenza perché il ritardo è lo stesso per tutte le componenti, la fase è legata al ritardo da questa, da questo andamento, e io formalmente lo posso trovare in questo modo. Cosa succederà nella pratica? Nella pratica la fase non è lineare semplicemente con la frequenza, e quindi il ritardo frequenza per frequenza può essere diverso, e quindi il ritardo sarà figlio della frequenza, e lo troveremo nello stesso modo facendo la derivata della fase rispetto alla frequenza. Questo è fondamentale. Questo è un risultato fondamentale. Se io voglio realizzare un sistema fedele, cioè voglio che l'uscita sia una copia dell'ingresso, bisogna che il guadagno di potenza sia uguale per tutte le frequenze, nel senso che tutte le componenti abbiano in termini di potenza la stessa potenza, più grande o più piccola, non importa, ma la stessa. E vorrei che il ritardo fosse uguale, perché se le componenti arrivano con ritardo diverso, voi capite che il risultato chissà qual è. Ma se voglio che le componenti arrivino con lo stesso ritardo, bisogna che la derivata della fase rispetto alla frequenza sia una costante, e che quindi la fase sia lineare in frequenza. Ok? Non è mai così, mai. L'uomo rincorre la perfezione, la verità, la castità, la fedeltà. Ah, quella pure meno. Forse quella no. La vorremmo negli altri, anzi nelle altre, perché siamo un po' egoisti, diciamo. E vabbè, pazienza. Chiaro? Quindi siamo arrivati, credo, a due risultati molto importanti. Cosa vorremmo? Che il guadagno di inserzione, un guadagno di potenza, fosse costante per tutte le frequenze nella banda che mi interessa. E vorrei che il ritardo fosse costante nella banda che mi interessa. Chiaro? Siccome non sarà così, chi fa progetto di sistema dovrà vedersela con gli scostamenti rispetto a questa situazione. E quando si parla, per esempio, di un sistema ad alta fedeltà, vuol dire che gli scostamenti rispetto alla costanza del guadagno, alla costanza del ritardo in banda, sono piuttosto piccoli. Se un sistema è da bassa fedeltà, significa che gli scostamenti sono grandi. E quindi quando i progettisti fanno un sistema avranno dei vincoli su questi scostamenti. Ok. Va bene. Ok. Allora facciamo due esercizi. Vi ho detto che mi sono scusato prima, ma non posso. Purtroppo non posso spendere, perché aspetto una telefonata troppo importante, voi mi scuserete, mi cospargo la testa di cena. Mi faccio il pezzo. Allora, esercizietto.
attenzione, molto importante. Quando abbiamo fatto l'autocorrelazione, abbiamo detto l'autocorrelazione di un segnale okay. Allora io vorrei scusatemi posso costruire un sistema lineare in modo che alimentandolo col segnale di cui esca la funzione di autocorrelazione? Perché è importante? Perché in realtà quello che voglio fare poi è l'intercorrelazione fra un segnale qualunque, un eco radar per esempio, e andare a vedere se dentro quell'eco radar c'è quell'eco di quell'aeroplano che io penso che si chiama SDT. In questo caso il risultato sarà prendere il segnale che arriva e correlarlo, vero? Con quello che è. Quindi questo sistema che noi andiamo a vedere se riusciamo a farlo è estremamente importante nella pratica, perché serve proprio a costruire. Quindi la domanda è: limitandosi all'autocorrelazione, ma il risultato è lo stesso se si fa l'intercorrelazione, esiste un sistema lineare che come uscita ha proprio l'autocorrelazione? Posso mettere al posto della funzione? Ah, infatti è quello che faremo. Allora, se esiste questo sistema lineare, questo sistema lineare è caratterizzato da una risposta impulsiva, e quindi la risposta al tempo t sarà l'integrale tra ok? Come faremo? Noi vorremmo intanto questa è messa in tau, questa è messa in t, ci dispiace, facciamo semplicemente un cambiamento di variabili. Storicamente questa è definita in tau, quella in t, ma capite, non è che questo ci deve spaventare tanto. E allora? Semplice. Basterà che la risposta del mio sistema impulsiva sia uguale a x di meno t. Se non ci piace di botta così, possiamo andare a trovare le trasformate, cioè troviamo la trasformata di questa e la trasformata dell'altra. Aspetti un attimo. Allora, facciamo la trasformata dell'una e dell'altra. Questa è una funzione in tau, vero? Quindi per trovarla dovrò fare e poi metterci la funzione. C'è un'integrale in t, se la volete scrivere così che è più bella, ma insomma non è che cambia niente. C'è un'integrale in t, un'integrale in tau. Cambiamo il senso degli integrali, quindi abbiamo, prima facciamolo in tau e poi in t. Ok?
qui vedo un T più tau, qui solo un tau. Vabbè, l'aggiungo e lo tolgo. Aggiungo e tolgo una funzione circolare. Perché lo faccio? Perché lo stesso che la stessa parametro che compare qui compare anche qua. Ovviamente l'ho aggiunto col segno meno, lo devo ritogliere. Questo cos'è? Basta porre t più tau uguale tau t primo. Ora faccio la posizione t più tau uguale t primo, la faccio qui e la faccio qui, vedete, meno iota 2 pi greco f, qui c'è tau, qui c'è t. A questo punto basta fare la somma e il differenziale è uguale. Questo la riconoscete cos'è? È la trasformata di Fourier di x, che non è integrata nel tempo e che quindi posso portare fuori. Questo la riconoscete? Beh, se ci fosse un meno sarebbe la trasformata di x di t. Quindi, siccome non c'è un meno, vuol dire che la frequenza ha cambiato di segno. Quindi questa è x di meno f. Ok? Ma x di meno f è, se il segnale è reale, il complesso coniugato di x di f. Quindi la trasformata di Fourier di questa roba è uguale a x di f modulo quadro. Qual è la trasformata di Fourier di quell'altra roba qui? È un'integrale di convoluzione, sappiamo che la trasformata dell'integrale di convoluzione, la dimostrazione è esattamente simile a questa, la trasformata di quella roba è x di f per h di f. Quindi h di f è uguale, con segnali reali, al complesso coniugato di f. Cioè, ma se i segnali non sono reali? Poco male. Ok. Allora dice h di t quanto sarà? Ah, l'antitrasformata. Qui c'è un complesso coniugato, facciamo tutto complesso coniugato. Bene, se non ci fosse il segno meno sarebbe l'antitrasformata, quindi x di t col segno meno è x di meno t. Sì. Trasformata di xf per h di f. Ok. Quindi abbiamo trovato una cosa estremamente importante, che questo arnese, che ha come funzione di trasferimento ovvero che ha come risposta impulsiva h di t uguale x di meno t, se alimentato col segnale fornisce la funzione di autocorrelazione del segnale medesimo, e se alimentato, perché la dimostrazione è lo stesso, con qualunque altro segnale fornisce la funzione di intercorrelazione fra x e y. Questo particolarissimo sistema si chiama filtro adattato ed è la base del radar e di tutte le comunicazioni numeriche, perché sia nel radar sia nelle comunicazioni numeriche la mia domanda è: cosa sto ricevendo? E come faccio a sapere cosa sto ricevendo? Correlo, capite?
il segnale in arrivo, che è affetto da rumori, affetto da disturbi, da distorsioni, con il segnale che mi aspetto, o con i vari segnali che mi aspetto, e vado a vedere dove sta la correlazione massima. Quindi quel sistema è veramente, poi ne troveremo anche un'applicazione fra qualche giorno. Va bene. Facciamo un secondo esercizio, importantissimo anche questo, non così importante come quello, ma insomma. Molto spesso nella pratica si devono costruire dei formatori. Cos'è un formatore? Un formatore lineare è un arnese che accetta in ingresso un segnale XDT noto, ma che non mi è utile per lo scopo immediato. Per esempio, supponiamo che questo fosse un segnale rettangolare e il mio sistema di trasmissione non lo vuole rettangolare, ma vuole un segnale invece fatto così. Quindi, per esempio, questo è l'1, questo è lo 0, quindi cambiano soltanto per la polarità, e io voglio invece per l'1 e per lo 0 quest'altro segnale UDT. Quindi io vorrei un sistema lineare che accetta l'ingresso XDT e in uscita mi dà VDT. Qual è, ammesso che esista, questo sistema? Non lo so, sicuramente, siccome un sistema lineare tempo invariante, sarà caratterizzato da una risposta impulsiva. Passando alle trasformate, io trasformo tutto, la mia incognita chiaramente HDT, ma se esiste avrà un HDF, l'uscita ovviamente la conosco, e allora il gioco è fatto. VDF è uguale a XDF per HDF, da cui la mia funzione di trasferimento incognita è UDF su XDF. Semplice, vero? Mi arrampo, perché se XDF ha degli zeri, per esempio, allora HDF ha dei poli, cioè ha degli infiniti, quindi non è detto che di fronte a questa semplice scrittura poi corrisponda a qualcosa che si possa fare. Però, diciamo, se non ci sono zeri, XDF o altre cose così, quella è la funzione di trasferimento del formatore. Ok? Bene. Nel scrivere queste cose abbiamo sempre supposto che la funzione di riflessione sia nulla. Quindi abbiamo semplicemente detto che H22 e H11 sia uguale a 0. In generale, se abbiamo un quadripolo con due ingressi e due uscite, scriveremmo e questa è, diciamo, quella che vorremmo e quella che si tenta di fare. Normalmente ci riusciamo. Ecco, l'unica cosa in particolare: non è detto che questa relazione, che con questa abbiamo finito, valga per tutte le frequenze, ma valga almeno nella banda di funzionamento del sistema.
Domande? Abbiamo tempo per 3 minuti. Come? Allora, il formatore, la domanda è: cos'è il formatore? È quel sistema lineare che se esiste, che accetta l'ingresso il mio XDT noto e fornisce in uscita il mio voluto VDT noto. Se esiste, la funzione di trasferimento è data da VDF diviso XDF. Perché dico se esiste? Perché può darsi che XDF abbia degli zeri, e allora se ha degli zeri è chiaro, l'infinito è un po' difficile fare. Poi magari ci sa cosa. Bene. Io giovedì abbiamo lezione la mattina, non ci sarò, lo so, non vi mettete a piangere, dai. Quindi chiederò al professor Luglio se potete andare da professore. Di non esserci neanche lui. Veniamo da noi. Sempre accorto al cielo. Andare là, così va meglio?